Tutto a posto? Che è successo? Dipende solo esclusivamente da noi, solo esclusivamente da noi. Quindi
dalle parole di Biff dovete prendere tantissimo, tantissime cose da dire, però poi quello che dovete fare lo sapete solo voi e lo potete fare solo voi. Quindi per far migliorare questo paese, per far migliorare l'università, bisogna che siate voi i protagonisti. Quindi questa cosa è stata fatta esclusivamente per voi, spero che sia spunto per il vostro studio e poi per la vostra vita. Bene. Entriamo un po' nel vivo di questa giornata. Innanzitutto avete visto che abbiamo messo nella nostra testata, prima c'erano 420 giorni da un evento, quello appunto della morte di Regeni. Noi cerchiamo di ricordarlo sempre in ogni appuntamento, verità e giustizia con Giulio Regeni, ma non per fare retorica, perché poi questo presidio anche all'entrata uno striscione che lo ricorda. Noi lo ricordiamo in ogni appuntamento, ci piace ricordarlo anche in questo. Entriamo nel vivo, perché? Perché accanto a noi in questa chiacchierata oggi sulla narrazione, sul narrare, sul raccontarsi, abbiamo chiamato una che poi è un'esperta di narrazione, che è la professora Loretta Fabri del Dipartimento del Campus di Arezzo, del Dipartimento che è troppo complicato, non lo ricordo mai l'acronimo, quindi non lo dico, però a lei vorrei lasciare la parola perché oltre a essere una esperta di narrazione, e anche, ed è questo il motivo per cui il Santa Chiara Lab ha organizzato questo incontro, perché noi stiamo lavorando, ed è la responsabile scientifica di questo progetto, come all'Università di Siena stiamo lavorando su quelle che, con una parolaccia, gli aziendalisti, in marketing chiamano soft skill, ma noi chiamiamo competenze trasversali, no? Noi stiamo molto lavorando su questo. Allora lei ora ci spiegherà un po' il senso di questo appuntamento e poi iniziamo anche dalle domande che ci porrà lei su questo nostro incontro con PIF. Grazie, ringraziamenti sono una parte di me. Allora, io mi auguro che nei prossimi appuntamenti che faremo sulle coperte trasversali di avere delle aule, degli studenti così numerosi. E stamani mattina mi hanno fatto un'intervista e una domanda che chi ha a che fare? Che hanno a che fare le competenze trasversali con PIF. Mi è venuto a pensare che se potevo dare una risposta tecnica, e l'ho data perché avevo tre minuti, ma che in fondo questa domanda di raccontare una storia. Intanto, una storia perché le competenze trasversali in realtà sono una nuova narrazione dell'università. È l'università, non è che vuole rispondere soltanto alle esigenze del mondo del lavoro che ci dice che i nostri laureati non devono solo sapere ma saper fare. Ma è un'università che ha deciso che consentire agli studenti di apprendere come saper fare le cose è importante. E le competenze trasversali sono proprio quelle competenze che servono a imparare a fare, facendo. E che cosa c'entra la narrazione? La narrazione è una competenza trasversale, è una delle competenze più importanti. Infatti stasera io potrei dire che cosa sono le competenze trasversali, lavorare in gruppo, saper comunicare, oppure potrei dire che in realtà dietro c'è una storia di cambiamento, che ha creato un'università che non è più convinta che serva solo sapere, ma che serva soprattutto, come dire, consentire agli studenti e alle studentesse di coniugare ciò che studiano con ciò che andranno a fare, che serve a apprezzare quelle teorie se sono anche teorie in uso, se, come dire, ci servono anche bene. E perché IF? Io ho pensato, perché è, come dire, un'altra storia che l'università si racconta è che l'apprendimento e la ricerca appartengono a tutti, non sono una proprietà esclusiva dell'università, e che noi non deteniamo l'unica espertise su, no? E che in fondo, come dire, PIF è un grande narratore. Ma adesso da cui possiamo apprendere, va bene? Io trasmissioni di Simone, per esempio, ho visto degli esempi di intervista narrativa che ho utilizzato in aula
e mi è venuto in mente, mi permetto, la bellissima, bellissima intervista che fece Pasolini nel 63. Comizi d'amore. Comizi d'amore, a cui dire, lui si preoccupò di ricostruire che cosa pensava il popolo italiano sulla sessualità. E lo fece consentendo alla casalinga siciliana, alla donna borghese milanese, allo studente della Bocconi e al pecorario Sarto di attraverso delle domande eccezionali, attraverso delle interviste narrative, noi abbiamo una delle storie più belle su che cosa cosa credeva, che significato dava, va bene, alla sessualità il popolo italiano negli anni 60. E quindi quando sento Pif, mi cerco di apprendere questo. Innanzitutto, cioè come attraverso la narrazione si possono ricostruire dei significati. In fondo anche la scienza è una forma di narrazione, no? Il problema è che lui lo fa in un mezzo e ha un pubblico estremamente più ampio del nostro, però il saper narrare, io dico, scrivere un curriculum è una narrazione. In fondo io decido di raccontare la mia storia formativa, e sono tanto più bravo quanto più esco dalla dimensione tecnica e entro nella dimensione narrativa e spiego a qualcuno qual è la mia storia e il significato, perché ho fatto questo, perché sono stato negli Stati Uniti, perché ho fatto queste scelte anziane. Quindi, come dire, saper raccontare storie, saper narrare è una delle competenze che ci consentono di presentare la nostra identità personale sotto professionale. Da questo pensato, oggi, va bene, Pif è il nostro docente. Okay. In questo è questa la differenza delle domande. Perché, come dire, molti si sono, molti che a proposito di storie, no? Se ci fosse un altro collega racconterebbe un'altra storia. Okay. Per me, i computer trasversali sono una metafora del cambiamento universitario. Okay. La narrazione è uno degli strumenti attraverso i quali noi cogliamo in maniera scientificamente rigorosa la realtà dal punto di vista soggettivo, ne cogliamo non tanto la spiegazione scientifica quanto il significato che quei soggetti hanno di eventi. Per cui io ringrazio tutti, ringrazio voi, vorrei che con oggi si capisse che cosa sono i laboratori per le competenze trasversali. Le competenze trasversali non si insegnano, ma si apprendono attraverso approcci cooperativi e partecipativi e facendo le cose insieme, e soprattutto usando il linguaggio del significato. Ecco. Quindi io stasera mi sento in apprendimento, va bene? E vivo questo grande laboratorio, okay, insieme agli studenti, per apprendere da un collega che in altri contesti, va bene, per altri scopi, però utilizza l'intervista narrativa e la narrazione per restituirci la rappresentazione del mondo. L'ultima cosa, l'altro giorno avevo un'iniziativa sul genere, vado a vedere il testimone e vedo lui, Pier Francesco, che intervista la persona. Ok? La Tussardi. La responsabile creativa della visione. E gli chiede che cosa sta succedendo e la fa parlare. A un certo punto dice, la donna oggi, la donna che noi vogliamo, è una diva informale. Cioè la donna diva informale. E, come dire, e la domanda di specificazione che fa, che me la sono segnata, fa, dice, ma chi l'ha deciso? Io. E mi sembra una cosa bellissima, no? Cioè, chi è la donna? Cioè, con tutte le domande, una narrazione estremamente significativa, cioè come la donna, come la moda, interna e bella, di poter decidere. Quindi io vi ringrazio per la cosa. Grazie, professoressa Fabri. Dunque, professor Diliberto, mi pare che ci sia un po' da dire. Voi lo sapete a che stagione è arrivato il testimone? No, facciamo una domanda. Quanti di voi hanno visto almeno una puntata del testimone?
Va bene. A che stagione siamo? Mi sembra ottava stagione. Ottava stagione. Bene, allora dicevo, quando un po' ho pensato per Francesco e a parlare di narrazione, ho pensato subito a un meccanismo, no? A quello del raccontare, lui in qualche modo racconta delle storie. Tutte le storie iniziano solo una volta, è il must, le favole ormai iniziano solo una volta. Come inizia il testimone? Lo sapete, con la prima frase che dice Ifn il testimone. Lo vedete questo? E di cui lui inizia a raccontare in un modo, in qualche modo surreale, autonomo, quasi fossimo noi a vedere quello che sta succedendo, siamo noi nei suoi panni a fare quelle domande anche, diciamo, strane. E quindi c'è un meccanismo di immedesimazione. Ora poi ho pensato, ma nei tavoli, quando voi poi uscirete di cui andate a fare dei colloqui in qualche azienda, in qualche multinazionale, c'è un round table, una prova che si fa, dove viene chiesto agli studenti, o meglio ai candidati, si racconti in 3 minuti. Ora, raccontarsi in 3 minuti è complesso, forse anche piuttosto ardito. Allora io volevo iniziare da questa domanda. Poi naturalmente ci aiuterete voi a condurre questa intervista a Piffo, quindi preparatevi a fare domande e a intervenire. Narrare e raccontare è il testimone. Di fatto tu hai inventato un genere, perché è bellissimo il riferimento a Comizi d'amore, ma come fai tu il testimone? Penso che se non ci fosse Piffo, forse il testimone non potrebbe esserci. Sei consapevole di questo? Lo hai studiato o tutto è nato un po' per caso? Sai che ora se sbaglio un congiuntivo crolla tutto. No, com'è che è nato? Allora, in realtà io nasco come cameraman, cioè ho cominciato a fare e poi ho cominciato come autore alle Iene, quindi tenevo ancora la telecamera, poi ho cominciato a fare l'alien davanti alla telecamera. Poi a un certo punto ho detto, siccome io sono, credo di aver capito che tutte le cose mi hanno spinto a fare il testimone, la pigrizia e la timidezza. La timidezza perché ti spinge a fare delle domande che ti superano momenti molto imbarazzanti che nella vita non farei mai. Però il fatto di avere la telecamera mi protegge, ma io pensavo appunto, stai parlando, che sono momenti molto imbarazzanti, e non so, ho fatto una puntata su un gigolo di Battipaglia. A Battipaglia che non è proprio il sito del Never Sleep, non è proprio io, ma già il gigolo, e me lo confessava a me, e dice, ma tuo padre lo sa? Ma no! Però in qualche modo ho capito che era un modo per dire io tramite la lezione. E c'è un giorno sono andato a casa sua e mi faceva vedere un po' il suo vestiario e si mette in tanga, mi dà le spalle e poi a un certo punto si gira e fa tanto lo so che in questo momento stai pensando, però quel ragazzo non c'è male. Ed ero io a casa sua. Questo, e io se non avessi avuto la telecamera sarei morto. Oppure quando ho fatto la puntata con il movimento Raimiano, che questo giornalista francese che dice di essere l'ultimo del Messia, e io ho cenato con questo signore qua, dicendo che è l'ultimo del Messia, che è stato preso dagli Elohim e che ha cenato con Buddha e Maometto. E io ho cenato, io pranzavo con lui, per farvi capire quanto sono scemo, a un certo punto nella cena durante il pranzo ho cominciato a parlare di Giulio Andreotti e del processo Andreotti. E diciamo, a un certo punto diciamo, perché sto parlando di Andreotti a uno che mi dice? Vabbè, era tutto molto imbarazzante, però il fatto di avere la telecamera aiuta molto, infatti se ci sono dei timidi io però consiglio di questo lavoro, paradossalmente quello che dovrebbe essere il lavoro più lontano dal timido è un modo per uccidere la timidezza. Devo confessare che è la prima volta che parlo davanti a 600 persone così e non è che si senta proprio a mio agio, perché poi ti chiedono, fanno domande su
come si può si sconfigge la mafia? Dio esiste, io sì, Dio. E scusate, no, sto cercando di Medusa nello strato. E la seconda cosa è la pigrizia, perché a un certo punto chiedi una camera cosa volevo, che non era noioso, cioè mi andavano quattro là, poi là, che ho detto lo faccio io e finisce. Quindi è l'unione di queste due cose. E involontariamente è diventato abbastanza moderno come programma, perché nel frattempo nasceva YouTube e il youtuber, cioè il ragazzo, come è corretta la pronuncia? Non deve essere calabrese, no, per Pighese, non è che poi sei Pighese. Calabro Pugliese, vabbè. E quello del ragazzo che di YouTube usa lo stesso metodo che usavo io, cioè io ho fatto la mia stanzetta proprio per anni, si vedeva il letto, perché io per anni. La cosa più adulta che ho fatto recentemente è mettere la scrivania in un'altra stanza di casa, perché per anni ho avuto la scrivania nella stanza da letto. E quello che per me era una scelta autoriale, per quel ragazzo di YouTube è una scelta anche produttiva, però questa dimostrazione che appunto se la povertà di mezzi a volte è uno stimolo per la creatività. E la dimostrazione che se hai un punto di vista interessante e sei minimamente capace tecnicamente, le cose ti possono, cioè non importa avere grandissimi mezzi, a volte, non sempre, però io mi ricordo che ero invitato con un montaggio, dovevo fare l'inizio e spiegare il servizio e inventavo, che so, guardavo la mia stanza da letto e so, prendevo un pretesto da polvere o so, dal disordine. Cioè, era tutto abbastanza stimolante. Poi gli ultimi primi anni li montavo io, perché proprio me l'ho tutto io i primi 3 anni. E l'unica cosa che bisogna ricordarsi sempre è che comunque la telecamera è un mezzo e non un fine, perché mi capita di ricevere molti filmati di ragazzini che mi mandano filmati appunto con una grafica pazzesca che io non saprei tuttora fare, però poi io dico sempre ti sei dimenticato una cosa. Che volevi dire? Cioè, che vuoi dire? Perché graficamente è tutto bello, però. E quindi sono diventato moderno, però io continuo a far fatica a capire la differenza tra l'hashtag e la caucciuca. Quindi sono un falso. E non uso i social, li uso poco perché io non so, a me amo mandare in onda la ciccia delle cose, non oggi che sono in bagno. Dove mi avete ospitato, che c'è un panorama pazzesco e ho pensato, una persona normale oggi quello che avrebbe preso Instagram avrebbe fatto un disegnino del cappio. E a me non mi viene, perché io sono uno che manda in onda le cose, cioè io mando in onda soltanto le cose interessanti, cioè io la ciccia mi interessa, però sono un grande appassionato di Instagram perché vedo la vita, mi piace la vita degli altri, perché solo che un po' mi annoio perché c'è sempre Fedez, Chiara Ferragni che fa vedere, perché ho sempre questa mentalità da televisivo, dicevo beh, qualcosa di nuovo, in realtà è questo, credo di aver risposto. Metto, vuoi intervenire oppure continuo? È interessante rilevare come lui ci ha descritto in maniera simpatica come si costruisce una protezione. Smontare gli elementi, va bene, è partito da sui fatti, la pigrizia, la timidezza, la telecamera come artefatto che ha aiutato a far fronte alle criticità. È partito con pochi mezzi, la casa sua, la casa sua, va bene, non si è fatto scoraggiare da questo, e poi ha deciso il significato di andare a fare il suo lavoro, che è generato un significato tecnico, lo interessava, ma quanto quello di utilizzare la telecamera per avere ciccia, cioè per intercettare i significati. Quindi a lui interessano i significati,
che emergono e quelli che sono interessanti, mi interessa la felicità, no? E evidentemente finisco che quella frase il mio collega mi dice non conta tanto per cercare quanto il significato che mi viene. Quindi questo è molto importante, no? Il significato che noi diamo alla questione poi ci può condurre anche a noi perché facciamo più importante alle competenze. In questa discussione sulla narrazione qui poi ha anche costruito tutta una narrazione innovativa su quello che poi è uno degli argomenti che sempre vi chiamano a discutere, però a mio modo di vedere è importante, la narrazione, una nuova narrazione della legalità e anche la narrazione nuova dell'antimafia. Ultimamente però ci abbiamo visto sulle prime pagine di giornali, sui libri di Repubblica, dove in qualche momento, cioè, stavi, come posso dire, rimproverando un presidente della regione in maniera pacata rispetto a una questione che è quella dei disabili, che è una battaglia che a Palermo si conduceva da tanto tempo. Poi all'improvviso arriva Biff e questa vicenda diventa in qualche modo di dominio nazionale e diventa un caso. Da un certo punto di vista Biff mette il suo brand, il suo logo, il suo essere personaggio spettacolo a servizio di una causa, però c'è anche magari l'effetto contrario, che poi alla fine, cioè, ti chiamano tutti quelli che vorrebbero avere notorietà per questioni importanti come la battaglia sui disabili, l'assistenza, l'abbattimento delle barriere architettoniche, mentre poi se arriva Biff tutto questo ha notorietà, la storia diventa una storia di dominio nazionale, se non c'è Biff invece la storia non viene raccontata. Questo tu lo vedi come un limite o come una grande opportunità? No, ma dicevo prima che in realtà dal punto di vista dei disabili è un successo immenso perché adesso se ne parla, è diventato un problema, è un problema che c'era da sempre, è un problema gravissimo perché un disabile, tutto nacque da Fratelli Pellegrino, che sono due fratelli meravigliosi, disabili, gravi, praticamente che non hanno il sostegno dei genitori, che dovrebbero avere l'assistenza della protezione civile, non ce l'hanno. E no, ecco, io quell'occasione per me la mia incazzatura è nata quando io con la radio, faccio un programma delle cose che si è pronunciati per Radio 2 e ho parlato dei vitalizi della regione Sicilia, perché di risparmio non potete immaginare, gente, uno si cambia nel 47 e la vedova vitalizio, uno è migliore, uno che non è mai stato in Parlamento, è arrivato nel secondo dei non eletti. Il primo dei non eletti ha fatto causa al primo, che è quello che è stato eletto, dopo anni il tribunale gli ha dato ragione e lui è ora vitalizio, mai entrato. Due, stiamo parlando di 2.000-3.000 euro al mese. E poi ti giri e c'è i segreti di Fratelli Pellegrino e altri 3.500, parte dei quali magari non sono proprio tanti, questa è un'altra questione che devo risolvere, comunque sicuramente i Fratelli Pellegrino, ce ne sono tanti altri come loro, completamente abbandonati. Io ho fatto un ragionamento molto semplice, se io sono un capo di un buon padre di famiglia e ho pochi soldi, chiamo i figli di mia moglie e dico, telefono, e dico guardate quest'anno abbiamo pochi soldi, le vacanze non si fanno, il cinema e me non si va una volta al mese, c'è risparmio nel quello che non è essenziale. Non taglio i medicinali, i soldi per la spesa. La regione Sicilia ha fatto esattamente questo, perché non sono un esperto, ma non posso credere che ogni voce di bilancio abbia priorità rispetto all'assistenza ai disabili. Cioè, non è, mi sembra che le spese come lo Stato, non è che ogni anno dice oh, quest'anno paghiamo i poliziotti, ma vediamo se troviamo i soldi. No, i soldi per la polizia sono essenziali, i soldi per i medicinali sono essenziali, l'assistenza ai disabili da sé per me è elementare, non dovremmo neanche qua parlarne. Ma io in realtà la premessa è che secondo me, lo dicevo prima, che quello che ho fatto io è un fallimento. Perché noi abbiamo permesso a queste
persone di arrivare a tanti. Io mi sono, ed è un fallimento il fatto che io mi sono arrabbiato perché ho contattato le mie chiedendo se potrei aiutare, perché volevo dare il 10% dei vitalizi spostare da un fondo cassa delle esistenti. E vidi quello cristiano che fece quel servizio dove l'assessore dice che di mortacci tua, mi sta ascoltando, di mortacci tua, l'assessore riceve, dà l'appuntamento a questi fratelli pellegrino e non gli lascia, praticamente scappa sostanzialmente, non li riceve ma scappa. Scoppia il casino, lui va a casa di questi fratelli pellegrino, non so se viene o loro mettono la telecamera nascosta, e dice che mi mortacci tua, va da loro e dice fa la supercapsula, puoi fare effetto perché faremo poi un barco per santi, puoi dire mi piace questa parola, e arriva a dire io vi posso aiutare ma dipende da voi, a due tetraplegici senza sintomi che posso aiutare. E allora io guardo e dico come fare. Se voi mi aiutate a rimanere assessore, io vi aiuto. Io mi pompa qua, già qua tuttora, io non ci ho visto più. Io ho detto, vabbè, se questo non si dimette, io prendo. Che allora mi sarà preso, io dopo altri occhi c'è un cicchio ormai. Lui, i mortacci tua amici che si dimette, però rimane deputato, questa è la fondamentale. Dici che appartiene a un partito che viene dall'UDC, quindi è un partito che si presume essere anche cristiano. La cosa grave è che lui si è dimesso, sicuramente per una convenienza politica, ma non si è dimesso da deputato. C'è uno che ricatta moralmente due disabili, due tetraplegici, si dovrebbe dimettere proprio da politico, dovrebbe scomparire dalla faccia della politica. Invece si è dimesso solo da assessore, non da deputato. Lui si prende 11.000 euro netti con la regione Sicilia e non viene espulso dal mondo della politica, perché se questo fosse un mondo sano, dovrebbe dire amici che noi, gente che ricatta due tetraplegici, noi li vogliamo. Gente, questo è un problema meridionale ma italiano, gente che fa diventare un diritto, una merce di scambio, ci fa schifo, non lo vogliamo, invece no, mi ci chiedi, mortacci tua, continua a essere deputato. Allora sono sceso a Palermo, allora hanno fatto, io non avevo intenzione di occupare, c'è stato un momento in cui il mio produttore cinematografico mi chiamava, fa, senti, dice, sono uscito e non esce dai dati, sì, scusa Mario. Sto occupando il presidente della regione Sicilia, perché io in realtà sono andato là molto incazzato e io ho detto, visto? Io sono un po' critico, no? Forse l'ho nascosto, celato la mia fortuna. E io ho detto alla televisione, una vergogna. E poi siccome c'era il sole che batteva, ho detto, ragazzi, ma spostiamoci verso Ronda, che era davanti alla regione Sicilia. Cioè dalla presidenza. E mentre ci stavo organizzando ho detto, ma sai che c'è? Entriamo. Ho pensato, tanto con dei disabili che ci tocca. Prima ho proposto, ma che vada se ci sono, siccome ci sono dei poliziotti, ho detto, prendiamo un disabile, lo lanciamo con la carrozzina. Sfondiamo. Ho detto, chi si candida? È uno dei fratelli più ricchi. Ha detto, ci vado io, tanto sono messo così male, questo per farvi capire le palle di questi fratelli, cosa che non ha, dici, i mortacci tua, l'aspetto che mi denuncia, da due mesi con i mortacci tua non mi denuncia, hashtag i mortacci tua. E vabbè, insomma, ovviamente... E la cosa buona, ripeto, che ora se ne parla, ma io quello che dico però
è veramente, cioè alla fine tutto ciò è un fallimento, cioè quello che ho fatto io è veramente un fallimento di questa società, perché arrivare a tanto, comunque io sono andato là a urlare a un'istituzione e non è sbagliato, cioè non è sano che uno debba urlare a un presidente della regione che secondo me, dico guarda, che non è neanche il peggiore, abbiamo visto di molto peggio, urlare a un'istituzione e dire siamo incazzati, è un fallimento, è un fallimento politico, ma è un fallimento nostro che abbiamo permesso tutto ciò, che noi ci dobbiamo scandalizzare solo. Se, cosa sarebbe successo? Se io non avessi messo la telecamera, se io non avessi visto Michiché per cattare, io non mi sarei incazzato, avrei detto che vergogna, punto, non sarei sceso a Palermo. E il giorno dopo io mi sentivo un cretino, nel senso che. Cioè, secondo me è un fallimento, cioè, lo ripeto, non credo, cioè, in un certo senso non vado particolarmente fiero di questo gesto, perché comunque io ho contribuito a tutto ciò. E infatti io quando la cosa che mi era piaciuta è quando io sono là che incazzato con gli urlo, soltanto tranne una volta, però i disabili non applaudivano. Questo vorrà dire che in quel momento ero la loro voce. E questa cosa però, da una parte mi commuove, mi inorgoglisce, dall'altra parte dico è sbagliato, perché io comunque ho contribuito a. Cioè io non so, io sono un coglione, io sono un cazzaro, io non devo fare. È tutto sbagliato. È come quando ti guardano, quando vanno alle Iene e ti guardavano come la soluzione ai problemi, la gente va dalle Iene e non va dai carabinieri, si fida più di Strisce la Notizia, di un pazzo che fa con Genovese e non del magistrato. Quello che dico io è che il programma televisivo deve, cioè io capisco perché la gente si fida, però è un segno che non va bene, perché il programma televisivo è un programma televisivo, non fa la giustizia la devono fare i tribunali, non i programmi televisivi. E questo chi fa televisione lo sa, che alla fine non è un attore televisivo. Però, ripeto, è colpa nostra, è infatti un momento di dire che è colpa nostra, perché se c'è un Razzi come parlamentare che ci fa tanto ridere, ma intanto sarà uno dei motivi per cui voi andrete fuori da questo paese, qualcuno l'ha votato e non è che ci ha puntato la pistola. Di un PIF inglese non provenga un incontro all'università di Nottingham, Oxford, non parlerà di queste cose, parlerà di televisione, che dovrebbe essere un mio lavoro, cioè parlare di televisione, io non mi dovrei occupare di disabili, io mi guarda un po' perplesso. Io contribuito a tutto ciò.
cittadino, perché mi sono indignato solo quando ho visto Michiquè. Quello che io dico, se non l'avessi visto forse non mi sarei incazzato così tanto e loro sarebbero lì davanti alla regione di Sicilia e nessuno di però quello dell'errore è che io non voglio essere leader di una lotta, io voglio partecipare alla lotta. Cioè, quello che a me ovviamente mi fa piacere, figura dell'ego dell'artista, e l'artista fa proprio questo lavoro per sentirsi dire ma non sei bravo, non sei bello, non sei bravo, non sei bello, perché un posto, sei una merda. Però è anche sbagliato vedere me, l'altra volta era l'anniversario di Giovanni Rosino, che è un poliziotto ucciso nel 1909 a Palermo, a Napoli, un mezzo di gente di sembra che quando il cardio. Faccio un film, il mio collega Leo. E mi ricordo che c'era Orlando, il sindaco di Palermo, davanti alla lapide, e si avvicina a qualcuno e mi ha detto, ah, la città di Ede è una vergogna, noi siamo qua, i residenti della città di Ede, eccetera, e dobbiamo pagare, fai di qualcosa. E io dico, là, ma ci dici tu, perché ce l'ho da io? Cioè, a me fa paura questo essere scambiato per le giustizie della notte. Non è così, perché io non sono capace, non ho carattere, non sono il figlio, io ho bisogno di un discorso. Non è che è divertente andare dal presidente della regione e urlargli di contro. Proprio per un'incazzatura l'ho fatto, per un team è difficilissimo fare una cosa del genere. Però è arrivato il momento di smettere di delegare. Io lo dico, lo faccio sempre nel senso della mafia, che c'è questa cosa rivista di mafia. Se io ho fatto, ho ristrutturato casa a Palermo con un incubo che uscisse qualcosa, che io dovevo abbattere un muro, sono andato dall'architetto, sono andato al comune, ha detto c'è il cliente senza dire chi era, devo abbattere questo muro. E quello era il comune, l'impiegato del comune, ha detto, ma chi è venuto a dircelo? Non vale, perché poi a quei inquilini, loro. E io è una lotta per fare cose oneste in Italia, una lotta, perché c'ho l'incubo che qualunque cosa un po' per guarda, lui è animato, è scrocchinato, perché poi, lo dicevamo oggi a pranzo, ci sono certi giornali che una volta scrivevano che per mestiere fanno, prendono la palla, fanno un... e poi c'era... che una volta erano, come dire, era cartaceo, campavano con i soldi pubblici, e vabbè, finiva lì. Adesso lo schizzo, per rimanere sempre con la metafora, va su internet, quindi, e lì è una guerra, cioè lì anche il minchione giornalista più stupido, più ignorante, più fazioso, e basta il titolo, la gente legge il titolo, ma che non legge la testa. Quindi io quello che voglio dire, io non sono un supereroe, e la dobbiamo mettere, quando si parla di lotta alla mafia c'è questo recinto dove c'è il regista antimafia, il giudice antimafia, il falcone dice, no, io non sono un giudice antimafia, io sono un giudice, e il prete antimafia, questo è il prete antimafia, l'altra parrocchia che è la povera scatola, perché allora andiamo il recinto e ci mettiamo tutti dentro l'antimafia, non dedichiamo più il nostro essere antimafioso, un'estrazione mafiosa a qualcuno, perché così se questo qualcuno sbaglierà la lotta continua. A me io non dormo la notte, cioè è sbagliato vedere me come supereroe. Hai problema con ZTL? Vai là, io lo dici. Però c'è il problema con ZTL? No, vado al sito di Fiera e gli faccio un culo con il tornando un attimo al testimone, tu hai detto che quella tipologia di attività la fai un po' per giustizia, un po' per giustizia, e certamente con le storie che racconti il tuo obiettivo è quello di raccontare, di far conoscere meglio quella determinata storia. Ma quando scegli le storie pensi anche ad un messaggio particolare che puoi trasmettere, oppure semplicemente il gusto di far conoscere meglio una determinata realtà, magari anche strana, a chi ti ascolta? No, in realtà è tutto molto più istintivo. Uno no,
anche quando scrivevo la mamma in centro di stato non pensavo a facciamo così, così, ragazzino, così. È tutto molto istintivo. Quando racconto storie di eroismi nel mondo della mafia, antimafia, lo faccio probabilmente per la propensione ad essere positivo. Guarda, capisco essere avere questo atteggiamento con un miglior parente più facile, non dire. Però io sono convinto che le cose possano cambiare. Come ho detto possano, quindi. No. Io a rischio di essere ingenuo mando avanti appunto, cioè mando avanti la mia ingenuità, io voglio essere genuinamente ingenuo. E quindi quando una cosa che faccio sempre che mi viene istintiva è che quando intervisto una persona io credo a quello che mi dice. Quindi quando c'era Rael, che tra l'altro che mi diceva che lui mi ha detto nel 2036 gli eroi scenderanno, ci saranno pochi giornalisti ad andare a ricevere, tu sarai tra loro. E io in quel momento ci credo, ci credevo. No, anche perché tutti si comportavano l'entourage come se fosse veramente l'ultimo dei messia, quindi io ero realmente emozionato. E io in quel momento ci credo, mi viene un motivo per cui ho lasciato le Iene, perché mi scocciava, non che rinnego, però mi ero staccata quando è sempre il lato marcio della cosa. E quindi sono andato, vado alla persona, posso intervistare? Sì, bene, posso intervistare? No, stare sotto casa, basta, ciò voglio dire. Le Iene stavano là, ma si è costretta a farlo certe volte. È tutto molto, infatti quando sono venuto a Siena per il palio, perché mi associavano alle Iene. Io l'ultimo giorno, ero passato 4 giorni inserito in una cittadina dove tutti ti guardavano male. Mi ricordo che c'erano 3 vigili, l'ultimo giorno, 3 vigili che parlavano, poi arrivo io e mi sento uno e fa shh. Però io non rilassato, easy, cioè, la mia crisi che è sopra me, dove intervista e ci credo. Poi la gente, è chiaro che se la gente si fa la propria idea, se io non voglio dare un giudizio, spero di non farlo, quindi non ho nessuna credenza di insegnare qualcosa. Bentotto, ora tra l'altro io non mi sono neanche iscritto all'università, quindi il fatto di stare qua è una soddisfazione, una rivincita del tutto. Ingegnere, cioè, se ci
L'importante è la mattina svegliarsi e andare a mezzanotte a lavorare, questo. Allora, siccome, lo so, già i critici mi dovevano un lavoro, però io faccio sempre, negli anni 90 ero, io sapevo che ce l'avrei fatta senza fare nulla per farcela, questa era la cosa. Ed ero sul divano a vedere Sipario, forse l'ho raccontato. Sipario era un bellissimo programma, dopo il TG4 del mio paese, c'era Sipario, un programma di approfondimento giornalistico, dove cambiava sempre la giornalista. Ora si è scoperto il motivo, ma questa è un'altra storia. E mi telefonò mia zia Gabriella, che io ringrazio sempre, di Frosinone, bellissima città, c'è qualcuno di Frosinone? Non c'è nessuno. Uno! Due! Mi vergogna però! E mi ha chiamato dicendo, lei è la titolare della Sara Assicurazione. E mi dice, guarda, io perché mi sta, perché sapeva che avevo la tragedia della famiglia, che stavo andando alla televisione, e perché non viene a lavorare, a darmi una mano, non ho detto a lavorare alla mia, ho detto a darmi una mano per l'estate, ho detto, sì, ho detto, vabbè, guardi un po' di giorno, ma no, poi se tendo puoi rimanere, se ti trovi bene. E allora, dicevo, questo video, che è stato stimolante per questo, perché mi ha detto, come dicevo, io avevo fra il mio sogno di diventare regista, ma nella pratica di nulla, e diventare buono, lavorare alla sala situazione, magari diventare titolare della sala situazione, oggi sarei qua a parlare del bonus malus della nuova polizza della sala situazione. Io fare l'assicuratore e nulla, e si nulla. Perché ho pensato, ma qui in Italia, se io mi metto a lavorare come assicuratore, qui in Italia una volta c'è uno stipendio, ma quale coraggio ti licenzi? Dal mondo dello spettacolo, che il mondo dello spettacolo è fighissimo se ti va bene, se ti va male, ma perché non andare a lavorare? Questo è il senso della cosa. Perché ora siamo tutti quel pacchetto che fai, ci sono certi miei amici erano tutti ingegneri, laureati, sposati, i genitori mi guardavano come fallito della comitiva. Ora, grandissimo ministro! E quindi allora andai a Londra, questo era l'insegnamento. Ho l'inglese attaccato con la sputazza. Posti in una testa live. Dopo 3-4 anni, che poi c'era la festa, poi io non bevo, non fumo, non drogo, quindi ho vissuto il 20% di quello che potevo vivere. Prima che pensavo i soldi e i colleghi perché spendevo sigarette, carne, e io niente, lo dico, la lanciata, che prendo. Ma io prendo la comando una cola, prendo per darmi un dono, però non ho niente cagotto, quindi era una tragedia. Mi devo mangiare, non mi cagotto. E a un certo punto sono detto, che faccio? Mia madre, ma tuo figlio è roba. È più ampio, secondo me, ma sto gli anni, cazzo non la faccio. Allora, colpo di genio, faccio un corso di media practice. Voi dite che è? Non ho capito niente. Però il ragionamento è, se io faccio un corso di media practice, un paper college, pensi che gli va bene perché c'è il caro pugliese, torno in Italia perché ho capito che non era cosa per me stare. E dico, cosa ha fatto? Beh, un pulino, ha fatto un corso di media practice tutte cose, no? Perché io scriverlo senza averlo fatto, per come sono fatto non sapevo di fare. Però qualunque cagata fai, scusate. Qualunque cosa fai all'estero, in Italia, è che figata! E quindi ho fatto dei corsi, di corsi di video a Londra, costo tantissimo, quindi sono full time, quindi non hai tempo di lavorare, costo una mazzata, la ventina, un attimo scorsese, la prevenzione, in Italia è un braccio, in Italia è un re. E quindi facevo dei corsi, magari era comune, io guadagnavo così poco che ne pagavo tutto il comune, e avevo la casa amica appassionata di cinema. Cioè mi ricordo che io venivo, avevo fatto un'esperienza di camera, perché il professore mi disse, dopo che gli cosa avevo fatto in Italia, ma probabilmente saprai tu, cosa sei tu di me, per farti capire del corso. Però
Io l'ho fatto, ho fatto tre corsi, non ho capito perché, perché non capisco ancora l'inglese. Però sono tornato in Italia e effettivamente sta questa cosa funziona. Quindi se ti non fai all'università, fate una cagare una camminata. Tornate. Non è il successo assicurato, però. Quali da fatto, e però
piaceva per non trovare. Però Corona, nonostante questo, mi presentava, cioè, mi ricordo che andavamo in macchina e sembravamo seguiti dalla polizia, cioè attraversavamo con rosso e lì era, aveva già compiuto la giustizia, quindi è interessante per il personaggio, non è una presentata. È di quelle puntate che fai sul sicuro, cioè lì di premere Recker come Valeria Marini, tu premi Recker, ma anche lei. Anche quello non si dice, c'è niente che ha il mito di Corona. Tu hai il mito di Corona? No. Ok, ciao Vip, sono Anna e sono una fan e voglio l'autografo dopo. E... Sei gatto. In realtà dovrebbe essere al contrario, dovrebbe essere Trintignanda e Gaffan qua, invece Trintignanda è qua. Allora, volevo farti una domanda tecnica. Diciamo che il testimone è stata la svolta nella tua carriera, si può dire, perché sei riuscito a fare ciò che volevi e insomma hai guadagnato larghi consensi tra il pubblico, quindi è stato un programma molto seguito. Volevo capire come sei riuscito tu ad ottenere questa svolta, quindi come sei riuscito a tramutare un'idea in un fatto insomma di vasta portata. Quindi al di là della bella idea, com'è che si fa a realizzare i propri obiettivi in termini pratici? Ti ha aiutato il passato, insomma, le idee, i contatti, perché chiaramente un'idea bella non basta. Volevo sapere in termini pratici come magari una persona come noi con un bel progetto potesse effettivamente trovare. Ma guarda, questa ti ringrazio perché ne approfitto di dire, per dire una cosa che dico sempre, perché giusto per chiarire. Allora, in televisione non ho mai sentito che un macellario ha una bella idea per un programma televisivo e riesce a farlo. Nel senso che deve avere della credibilità nel farlo. Cioè, quindi chi propone l'idea deve essere credibile agli occhi del produttore. Quello che dico sempre è che nel mondo dello spettacolo, ma probabilmente anche in altri mondi, non lo so, però nel mondo dello spettacolo, che sembra essere tutto dorato, ma in realtà è molto precario, di lusso, perché se ti va bene, ti va molto bene, cioè comunque va bene, però è tutto molto precario, perché domani magari tra 10 anni ti cito qua, invece di chi potrebbe essere. Succede, anche prima, grazie. Quello che dico io è che quando c'è, io non so se qualcuno vuole lavorare con lo spettacolo, però bisogna fare la distinzione tra la raccomandazione, cioè se io, tu hai, io faccio sempre esempio, cioè io lavoravo al testimone, c'era un ragazzo che si chiama Giorgio, come produzione e redazione. A fine anno lui è arrivato con un plico di servizi, per proposte per servizi e viene. Io l'ho letto, ho detto, però figo, cioè, funzionano molti di questi. Ho chiamato Davide Benetti, il capotore delle Iene, e ho detto, guarda, secondo me c'è un ragazzo che ti può essere utile, provalo. E ora Giorgio è andato là ed è uno degli autori delle Iene anche più affermati e votati. Ma questa è una raccomandazione. No, la raccomandazione è io che chiamo e dice, questo ragazzo deve lavorare, ma guarda, non è capace, deve lavorare. E che non conviene neanche, perché poi quando il giorno in cui di solito ti raccomandi è il politico, e poi quando il politico cade, cadi pure tu, come insieme a lui. Però se tu hai una persona che ti può presentare quell'altra persona, in inglese dice introdurre, ti introduco una persona, fallo. Cioè, se Giorgio ha fatto bene a proporlo, io l'ho introdotta, io la mia carriera è andata avanti grazie al fatto che ho incontrato Davide Parenti, che ha avuto le riviene, che mi ha detto... cosa deve fare, io racconto la mia storia, ho messo la prova e la mia parte di tutto. E Mario Gianani, il produttore cinematografico, io sono andato a fare il regista, mi ha chiamato dicendo guarda il testimone, mi piace tanto, hai idee per un film, per fare un film? E no, perché se non ce l'hai vorremmo proporre qualcosa a noi. Diciamo, questo è il mio per culo. Questa è una domanda che
anglosassone probabilmente normale, in America che è normale, ma in Italia è assolutamente impensabile. Però succede. Cioè io ho un carattere, sono una pigrizia schifosa, che se ce l'ho fatta io vuol dire che anche un minchione ce l'ho fatta. Cioè non sono uno che dà l'unitate. Il testimone l'ho fatto, ora sono molto soddisfatto del testimone, però io sono andato a proporlo perché venivo dalle Iene, quindi avevo la credibilità. Se io da Palermo fossi andato dal TV mi avrebbero detto no, perché non ti conosciamo e non sappiamo cosa si sta cavando. Però al primo anno non mi cagava, cioè non, nessuno lo guardava. Io ero andato al servizio di Iene, facevo un servizio con la Santa Rede, il giorno dopo, la pompa il popolo, non facevo solo la Santa Rede, no? Guarda, c'è di che fa. No, è qui, scusa. Ah, no, è qua! Anche se l'avessi incontrato, Colloni. Perché avevo fatto la battuta che mi faceva puntata su Parmesine, dicevo, ma puntata della puntata, ma essa incontrata. Però. Oh. Però all'inizio facevo una puntata del testimone, non mi cagava nessuno, quindi è stato proprio la formica, una formica, alla fine è diventato popolare, ma all'inizio era il signor Mediello, veramente. Infatti all'inizio il problema di ora è che sono troppi ingombranti. Cioè io sono andato a fare una puntata sugli arbitri e c'erano quelli che raddrizzavano le strisce del campo, perché c'ero io. Perché per fare la figura erano tutti così, poi avevo io, e questo è il limite, è questo, che io influenzo la realtà, ed è per quello che faccio io, è un dramma, perché io voglio raccontare la realtà, o quello che si avvicina più alla realtà, chiaro che la realtà della telecamera non è mai la realtà vera, però si avvicina. Adesso io raddrizzo, l'ho detto sempre una cosa poco, raddrizzo le strisce. No, è un problema che devo risolvere, infatti non so, però facendo puntata all'estero. Dove ancora, non mi conosco, non mi conosco la buonasera, okay. Ma io devo dire, la sai quando io la prima volta che sono venuto qua, ero nella sala piccola. Che ci stanno guardando. E che ci stanno guardando, tutte comparse con le bagnate. Ciao sala piccola! Avevo appena fatto la pubblicità della team. Chi ha detto, vabbè, da una parte qualche cosa positiva ci avrò questo. Però ha detto, caso che la gente è dura e puro, mi butterà in faccia, tutti si è venduto. Io ho premesso che sono pentito di aver fatto solo grande, però anche prego si comprava la vita Mondello. E ho detto, io devo comprare la Mondello, quindi se mi vedete acquistare la Wind, stringete i denti. Però quando. E ha detto, oh vabbè, speriamo bene, qui abbassa le corone, abbassa la tempesta e poi. Poi sono venuto qua e ho detto, nella sala piccola, ho visto tutta questa gente entusiasta e ho detto, è fatto, cioè hanno capito che si fa, la pubblicità si fa per passione, insomma. Buonasera, sono Salvatore. La mia domanda è un po' più. È forse noiosa, perché vengo da Foggia, io la provincia di Foggia, e volevo chiederti se praticamente la situazione attuale della capitanata, ricordo la mafia, è simile alla Palermo degli anni 80. A Foggia? Sì, su per giù sì. Addirittura? E nel senso che tutti sanno che esiste, però non vedono, non sentono un palo. No, sì, è ancora peggio secondo me, perché a Foggia c'è la Sacra Corona, la Sacra Corona Vita, no? No, però. No, aspetta, no. Si sono l'idea in Puglia il problema della mafia sia risolto. Cioè, se tu quando di volte parli di organizzazione criminale, parli di Sicilia, Calabria e Campania, e la Puglia è in Salento. Però si dimentica, è vero, io ricordo. Non posso capire perché ero a Lecce, puntare una ragazza,
E un mio amico ha detto, no, guarda, in questa lascia vedere il figlio di un po' scoglioso. Figlio del paladino della giustizia, con la... E io qui stesso, perché la Puglia non è nella mentalità delle persone pensare che... E quindi è ancora peggio, perché un po'... Cioè, quello che vuole la mafia è non apparire, non essere... non scomparire. Però prego, vai da fuori. No, semplicemente volevo chiederti... cosa posso fare io da cittadino e studente? Lo so, però oltre che ne so, informare e più che altro sollecitare i parenti a evitare di pagare il guizzo o cose di questo tipo, e poi loro ti rispondono sempre, io lo faccio per voi perché eventualmente se la prendono con voi. Più di questo, non so. Anche visto che trovare degli eroi è difficile. Non lo so, queste sono una di quelle domande che ti dici, che... Io la risposta è, in realtà è questo. Cioè, ogni volta c'è sempre, quando vanno alle scuole, quando riesco a andare alle scuole, c'è sempre uno che dice, ma Giovanni Falcone è morto inutilmente. Io ogni volta mi faceva super cazzo del coscienza, no, perché no? Se facevano, cercavo di dare un senso. In realtà la risposta è che dipende da noi. Cioè, noi decidiamo se Giovanni Falcone è morto inutilmente. Come lo decidiamo? Nella vita di tutti i giorni lo decidiamo. Perché il problema è che la mafia non ti chiede di uccidere o di sequestrare, cioè la mafia ti frega nei piccoli compromessi quotidiani. Non so, a Foggia, a Palermo, la compagnia che a Foggia, se ti rubano il motorino, vai là, paghi e te lo danno. È la cosa peggiore che puoi fare. Il problema è che lo fa non solo il ragazzino che ha pochi soldi, ma lo fa anche il professionista. È la cosa peggiore perché uno dà i soldi, sovvenzioni, un'organizzazione criminale che uccide e spaccia droga e criminale. Ma la cosa peggiore è che riconosce il suo potere. Cioè, che è quello che vuole comandare meglio che fottere. Quindi riconosce il proprio potere al mafioso è la cosa migliore che puoi fare. Quindi, banalmente, cosa ti posso dire? È non cadere, continuare a fare quello che fai, perché prima o poi si aumenterà la gente come te. E svegliarci prima che ci scappi il morto, perché poi non ci sono svegliati, ma nel 92 con quell'esplosione là, e la cosa grave è che prima c'erano stati altri, c'erano i mici, c'erano cioè il problema è che noi ci dobbiamo svegliare prima che ci scappi il morto, dobbiamo capire che è finita, che è finita, non, così non funziona più. Cioè, ripeto, il nostro diritto del lavoro non può diventare una merce di scambio. Questa è una cosa che dovete. Io quello che mi sono promesso io, l'unica raccomandazione che vi posso fare è cercare di cambiare il mondo e comunque di sicuro il mondo non deve cambiare voi. Io su questo proprio, ecco, se posso fare il prete che mi dice una cosa è questo, non cambiate. Cioè, piuttosto meglio andare in autobus ma non pagare una motorina a uno che ha pagato il motorino al mafioso. Con i piedi facciamo due bacchetti. Rispettiamo, no, perché hai alzato prima la bicchiera. Io volevo semplicemente portare una testimonianza un po', diciamo, non nella direzione dei sentimenti di questi ragazzi, per dirti perché io ti detesto profondamente. Tu sei venuto qua qualche anno fa, ricordavi, hai fatto una cosa molto, molto carina con noi, era la presentazione della mafia uccisa solo d'estate. C'erano molti ragazzi, c'erano ovviamente quelli di scienze politiche, all'epoca io insegnavo sistema politico italiano, che non lo insegno più, vedi che c'è un motivo, perché per 2 anni mi hanno chiesto, sì, però quest'anno non c'è il FIF, o cosa del genere.
ho dovuto cambiare corso e quindi il corso di Adorregano. Però in questa occasione ti ringrazio, non solo perché, come ricordavi, hai fatto per la prima volta facendo una cosa molto leggera, come leggera era la narrazione di quel film lì, e sei diventato, questo mi dispiace ricordarlo, un intellettuale pubblico, non c'è niente di male adesso, perché questi ragazzi comunque hanno bisogno anche di cose semplici. Magari negli anni dirai un po' meno parolacce, probabilmente farai il film sempre un po' più raffinati. Se non l'avete visto, andate a vedere la Guerra per amore, perché è una cosa un po' diversa. Bravo! Io spero che già venga ancora molto da pochino, perché ti chiederò una cifra abbastanza ragguardevole, ma anch'io faccio le cazzate, quindi anch'io poi la devo. Facciamo un giro di però il punto è questo: tu dicevi che questo l'hai fatto da cameraman fino a regista. In realtà il secondo film dimostra che sei andato un po' a ritroso, non solo nel tempo con l'idea diciamo del trip. In realtà sta facendo anche lì pubblicità, se non la team ha perdonato, perché c'è un selfie ante l'internet straordinario. Ma il punto è, hai cercato anche delle forme di narrazione, in altre parole, hai cercato di diventare un po' più regista per questo film qui. Perché in televisione ormai la fai così, ma forse come regista stai ancora studiando. C'è la domanda a piacere. No, è vero. Non bisogna dare il prezzo, no, lei guarda tutto per l'università. No, in realtà è vero, nel senso che la televisione credo che almeno questa. Non abbiamo finito, se vi volete vedere. Ora la televisione me la gestisco meglio, il cinema ancora sto imparando. Il secondo in quella prova lettera è inevitabilmente più una prova di regia molto più elaborata, perché c'è un comparse su 100 comparse. Poi ricreare in 43 non è facile, nel senso che a meno che non vuoi fare la fiction di Gabriel Gatto, però vuoi dare non mi ricordo più quella domanda, però. Quanto stai studiando? No, in realtà sì, anzi, forse dovrei valorizzare un po' e cercare di imparare a fare regista, perché come regista, se tu vedi il curriculum del mio collega Mario Conicelli, cioè, quelli facevano 3 film all'anno, capitava, questo al di là della loro bravura, del loro talento, stiamo parlando, però c'è anche la possibilità di sbagliare e andare avanti. Invece qui è un dramma, io continuo a leggere i cassi del cinema, cioè la verità è che stiamo facendo un'opera d'arte, un mezzo di comunicazione che la gente non segue più. Cioè io sono scioccato dal presente da Macio Capatonda, non fare Macio Capatonda è andato molto male, e secondo me, io non ho visto il film, ma è un genio, era più strutturato. Quindi sì, il mio sogno in realtà era fare regista, non volevo neanche andare in video. E però mi piace raccontare, cioè questa cosa della storia della guerra per amore, mi piace raccontarla, che capisco che era non era un film furbo, nel senso che potevo fare una cosa un po' più ruffiana, però soprattutto con Guerra per amore, che comunque è andato bene, ci sono 700.000 spettatori, economicamente ha retto 4 milioni di casse, quindi funziona. Però ho capito che non possiamo andare appresso ai like. Cioè, mi ha colpito che una volta, spiego questa senso. Una volta avevo detto, mi ricordo, io sono contro l'autonomia siciliana, dovremmo levare lo statuto, cioè non sono contro lo statuto speciale, sono l'uso che i siciliani hanno fatto, che è stata veramente una porcheria, quello che potrà essere. Noi abbiamo avuto lo statuto speciale con il re, ancora prima della Repubblica, e invece di essere un'occasione per migliorare la nostra vita, l'abbiamo affossata. E ogni volta ho scoperto che ci sono lei, la siciliana, la Sicilia indipendente, ti insultano. E un ragazzo ha detto, hai visto cosa ti commentano su Facebook per quello che hai detto? Che era un po' come dire, forse non lo dovevi dire, che è devastante, cioè io devo dire soltanto quello per avere i like.
che io ho capito, soprattutto in Guerra per Amore, che comunque è andato bene, però quando alzi l'asticella, se tu fai, ti va bene un film, devi fare il doppio, perché se fa un po' meno male, è stato un disastro. Io ho capito che il mio lavoro è, io devo dire una cosa, se io penso che quella cosa sia giusta, io la dico, punto. Poi è sempre... Non ricordate che esiste una relazione commerciale, quindi non posso fare troppo il figo, sennò spendo meno e viene. Però non voglio vivere con l'incubo dei like, cioè che devo dire soltanto se ho tanti mi piace, per semplificare. E quindi sono molto fiero, non solo, ma ho litigato con un professore universitario, in questo film sono valutato, e sono convinto che sia andata così. Non è una mia tesi storica, io ho sposato una tesi che esiste anche a livello internazionale, quindi... Però ovviamente devo imparare perché secondo film, insomma, banalmente, la verità è che i miei film verranno presi veramente in considerazione quando io non ci sarò dentro il film. Perché fino a quando ci sono io, che la gente un po' sulla cosa, però io davanti alla barra di Ettore Scola dissi, io le prometto, anzi le giuro, che continuerò la grande tradizione dei cazzati italiani, quindi ho questo compito da portare avanti. Buonasera a tutti, sono Francesco, non chiedetemi di alzarmi perché l'ho già fatto, ma sono basso. E volevo dirti, Piff, secondo me una delle cose che rende più piacevole il tuo programma è, nel senso, è il modo in cui racconti i fatti, nel senso che tutti i medici in realtà un po' come fa, direi, un viaggiatore, no? E, nel senso, e non è che filtri la realtà con il tuo personaggio, anche se la confronti in modo simpatico, ma cerchi di mettere in primo piano quella che è la visione dell'intervistato, direi, tra virgolette, come hai detto tu con Red, cioè tu ti sentivi veramente in un ambiente in cui tutti pensassero che Rael fosse il nuovo messia. E io dico, questo tipo di televisione senza filtri, non pensare che ci sia una cosa giusta, una cosa sbagliata, ma vedere le cose da un nuovo punto di vista, magari non è proprio questo che ti ha dato lo spunto, insomma, o ti ha dato una spinta per questo successo che hai avuto? Non lo so, non voglio neanche spiegarmi perché mi sta andando bene in questo momento, perché ho paura di falsarmi, come dire, ah, ci si aspetta questo e quindi devo fare quello. Io quello che faccio è prendere il record, io alla fine faccio, perché io racconto quello che mi succede. Parto sempre da un pregiudizio, nel senso che io parto che ho un giudizio su una cosa, però devo essere pronto a cambiarlo. E poi una cosa che è difficilissima da fare è uccidere il proprio ego. È un esercizio che sto cercando di applicare soprattutto in questo momento che sono un po' più popolare, perché cioè, sia in Guerra per Amore che nella Mamma ci sono stato, c'è un quadro dove io non mi piaccio, c'è un primo piano dove io non mi piaccio, proprio artisticamente faccio non mi piaccio, proprio sono sproporzionato in tutto, nonostante sia molto bella la piazza. Però mi permetto, ho detto, se io cambio inquadratura, perdo altra mezz'ora, rischio di non fare quello che devo fare, quindi ho detto, ma te che baffa, pronto, devo chiamare questo. E perché, secondo me, nel mio caso, che faccio sia l'autore che l'attore, deve prevalere l'attore, cioè la messa in scena deve avere la meglio, la messa in scena del film, della puntata deve avere la meglio su di me. Perché se il mio ego ha il sopravvento è finita. Quindi non è solo dare un giudizio, che poi è molto più facile non dare il giudizio, non lasciare il giudicato, poi è chiaro che... Però poi puoi anche riuscire a mettersi da parte, è un'altra difficoltà che bisogna fare, perché se ti metti troppo davanti poi la gente dice spostati e fai l'effetto del marziano di Flaiano. Avete detto Flaiano? Vengono tagliando, ma neanche io l'ho letto, per una puntata, che c'è del marziano,
marziano a Roma. È bellissimo perché c'è, arriva un marziano a Roma e tutti fanno le foto, il marziano fa le foto, il marziano riceve la loro visita all'aeroporto, fa le foto presidente Leone. Dopo tanti anni, alla fine, anche Romano si è il padre del marziano e c'è questa scena di Sofia Loren che arriva con la Fiumicino dalla scaletta, sta scendendo e il marziano va per riceverla e il fotografo va a marziano, espostate! E questo è il mio incubo, che a un certo punto qualcuno dirà Biff, espostate! E io lì ringrazierò il padre di aver fatto la Biff, con Dio, una casa, un pacco, di aiutarlo a fare tutto serio. Allora, siamo arrivati alla conclusione, poi ho fatto la prima, porta avanti anche un punto del progetto. Fate un favore, ora, prendete il cellulare. Prendi qua. Prendi, sì. Mica siamo a Oxford. E se avete Android, Google Play, se avete iPhone, scaricate l'app Noma Palermo, è gratis, visto che oggi è il 21 marzo, che è il giorno del ricordo delle vittime di mafia. È un'app che sto facendo con l'aiuto di Tim, Noma Palermo, Napoli, Otranto, Milano ancora, Noma, come il ristorante Palermo. Ed è un modo per rendere vivo le lapidi di Palermo, cioè vedrete se c'è la lapide di Paolo Borsellino, c'è la simulazione dell'omicidio con un fumetto, c'è le immagini di repertorio della RAI del giorno del 19 luglio del 92, c'è l'intervista ai familiari, c'è la biografia di Paolo Borsellino. Più lo scaricate, più possiamo raccontare la storia di queste persone, perché purtroppo per fare questo ci vogliono soldi, più si scarica e più possiamo trovare sponsor e possiamo allargare, perché questa cosa funziona in Sicilia, ma purtroppo funziona anche si potrebbe fare in Calabria e anche in Campania. Quindi scaricate Nova. Grazie, lo sto dicendo. Professore dell'Università di Siena, in qualche modo, per gli studenti, il magnifico rettore consegna la medaglia celebrativa dell'Università di Siena.